Buonasera, io penso che la gente presente questa sera ha tutto il diritto sacrosanto di ribellarsi. Bravo! Una ribellione civile, democratica ma decisa. Arriviamo al dunque, ognuno deve sapere quello che deve fare e quello che può fare. Aveva ragione il sindaco di questo comune che ci ospita, il sindaco di Ginosa, che diceva non servono le parate, non servono i comunicati, non serve farsi vedere a venire a spalare la neve, serve che in questa vicenda, che dal lontano 1956 non aveva questa recrudescenza, questa forza e contestualmente questi danni su un settore già fortemente in crisi da molti anni per via della commercializzazione del prodotto innanzitutto, ma non soltanto per quello, io penso che noi dobbiamo capire che cosa possiamo fare e cosa si può fare. Personalmente, da consigliere regionale, insieme al collega Marco Galante e a tutti quelli che se anche non presenti, né questa sera, perché questa sera non è la prima volta che veniamo qua, ma da molti mesi, da tantissimo tempo, su altri problemi relativi all'agricoltura, insieme agli amici del Tavolo Verde, in forma itinerante nella zona occidentale della provincia di Taranto, ci stiamo trovando per tentare di affrontare e di mettere su una piattaforma risolutiva dei vari problemi. Anche rispetto a quelli che non ci sono stati, che non sono venuti, ma che vorranno unirsi, noi insieme a Gianni Fabris, insieme a Paolo Rubino, insieme a tutte le altre associazioni, insieme ai sindaci, ma soprattutto insieme a loro, insieme a Gianni, insieme a Paolo, che conoscono più dettagliatamente il problema, più tecnicamente rispetto a noi, che non abbiamo una cognizione specifica, almeno io personalmente l'ammetto, non ho queste grandi conoscenze in agricoltura, ma metto a disposizione il mio ruolo per fare che cosa? Per chiedere immediatamente la convocazione monotematica del Consiglio regionale per tentare di fare una delibera per i danni straordinari, bene, lo facciamo. Ma io mi permetto di dire una cosa, lo dico a tutti quelli presenti, lo dico avviandomi a concludere, nel rispetto dei vari sindaci presenti, soprattutto del sindaco più lontano che ha fatto 540 km per stare qua ed è veramente encomiabile questa cosa. Bravo. Mentre il sottoscritto, il collega Marco Galante, l'onorevole Latronico che prenderà la parola dopo di me, siamo pagati anche bene per fare questo. I sindaci con la miseria di indennità che prendono, di gettone di presenza, di indennità di carica, è encomiabile lo sforzo che fanno per stare insieme a voi. Io dicevo a tutti questi, volevo dire ai sindaci, alle associazioni, ad altri presenti e qui presente anche in aula il Presidente del Consiglio Comunale di Massafra, Maurizio Baccaro, che ovviamente si mette a disposizione anche lui per questa battaglia, che su un tema però non dobbiamo perdere di vista. Dobbiamo sapere che la partita non si gioca a Ginosa. Gianni, la partita non si gioca a Bari o a Matera, dove è la sede del Parlamento. La partita ce l'andiamo a giocare a Roma e rispetto a questo noi dobbiamo mettere in campo subito, al di là di questo, democraticamente, lo ripeto, senza enfasi, senza fare slogan facilmente che poi dopo mezz'ora ci ritroviamo, armiamoci e partite, diceva qualcuno, sapendo però che il passo successivo, se vogliamo davvero ottenere misure straordinarie come si sono date alle banche, come si è dato bravo. All'acciaieria di Bravo! Stato, come si è dato in vari settori, non può che essere quello romano. Ritenetemi a completa disposizione, oggi e sempre su questi temi. Bravo! Bravo! Bravo.